Ciao a tutti. Allora, vi spiego come fare questo yogurt fatto in casa. Allora, c'è bisogno di 1 litro di latte intero. Io l'ho fatto anche con il latte parzialmente scremato, però rimane troppo liquido. Con questo viene bello compatto. Quindi, 1 litro di latte intero. E poi dovete comprare al supermercato un vasetto di yogurt naturale. Io questo qui lo tengo. Perché quando faccio i miei 7 vasetti di yogurt, perché vengono 7 di questi vasetti di vetro con 1 litro di latte, ovviamente 1 litro di latte associato a uno yogurt. Quindi io che faccio? Con questi yogurt che faccio, me ne tengo sempre un vasetto per poter ricominciare all'infinito a fare yogurt, così io al supermercato non lo compro più e ho sempre lo yogurt prodotto da me. Quindi prendo il mio vasetto, ok? Oh, eccolo qua, guardate com'è bello compatto. E me lo metto qui. Quindi io prendo un vasetto. Voi la prima volta lo comprate al supermercato, prendetelo naturale, non magro, eh? Un vasetto naturale. E lo mettete in una caraffa oppure in un contenitore, vedete voi, insomma, ecco. Ecco così. Poi che faccio? Vedete? Ho messo lo yogurt. Scusate, poi prendo il mio litro di latte, lo metto, ecco, all'inizio ne metto poco, così, non tanto, e mescolo bene perché non deve rimanere lo yogurt, si deve proprio, vedete? Si deve mischiare bene con il latte. Quindi all'inizio faccio questo lavoro, così. Poi, mano a mano, vado ad aggiungere il latte. Ecco, e poi mescolo sempre in modo tale che lo yogurt che ho messo si mischia bene con il latte e proseguo così. Poi metto il latte. Eccoci. Continuo e metto piano piano tutto il latte. Ok. Il latte è finito. Giro un altro po'. Ci siamo quasi. Ok. Adesso che faccio? Apro i miei 7 vasetti. Perché ne escono 7. Eccoci. E adesso inizio a riempire i miei vasetti. Adesso vado a metterlo magari a qualcuno che vedo che ce n'è un po' di meno. Perfetto. E considerate che i vasetti vengono pieni. Eccoli. Considerate che i vasetti vengono pieni. Non è che sono mezzi vuoti. Una volta fatto questo, riempiti i vasetti, i tappi, eccoli qua, li vado a mettere da parte perché non mi serviranno. Li vado a mettere da parte. Cosa faccio? Poi prendo la mia yogurtiera, attacco la spina e ora vado a mettere i 7 vasetti. Ecco qua.
Una volta messi i 7 vasetti, eccoli, vado a mettere il coperchio della yogurtiera sopra, così. Ora la vado ad accendere e l'ho accesa. Non devo fare nient'altro. Fino a domani mattina io la lascerò così. Allora, si parte da un minimo di 8 ore fino a 13 ore. Io di solito la lascio 13 ore perché lo voglio bello compatto. Più si lascia e più diventa compatto. Quindi se magari piace non troppo compatto, 8 ore, 10 ore, altrimenti 12, 13, ecco 13 ore. Poi se uno lo lascia più di 13, 14 ore, diventa acido, prende quel sapore acido. Quindi se vogliamo un sapore gradevole, lo lasciamo massimo 13 ore. Viene buonissimo, io non lo compro più. Lo faccio all'infinito con un vasetto che mi rimane, lo metto da parte e lo faccio all'infinito. Ed eccoci qui ai saluti, vi ho fatto vedere come preparo io lo yogurt. Bene, a questo punto io e il mio yogurt vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti e buon giovedì. Appunto che sono le 9:45, sono passate quasi 13 ore e adesso io vado a spegnere la yogurtiera e tolgo i yogurt. Ora vi faccio vedere. Ecco i yogurt, vedete? Ora io spengo e tolgo il coperchio. Aspettate un attimo perché lo fa con due mani, sennò casca tutta l'acqua negli yogurt. Aspettate. Ho tolto il coperchio ed ecco gli yogurt. Ora io cosa faccio? Li tolgo e li lascio una mezz'ora, 40 minuti, un'ora, tempo che si raffreddano. Non li metto subito in frigorifero. Li faccio prima raffreddare perché sono caldi. Li faccio raffreddare, metto il coperchio. Aspettate, prendo. Ecco, ci metto i coperchi e li lascio raffreddare così. Ed ecco che una volta raffreddati li vado a mettere in frigorifero. Passata quasi un'oretta, ecco, vedete, e li metto tutti in frigorifero. Ecco. E da quando li metto in frigorifero, un paio d'ore e sono pronti da mangiare. Ecco. Ecco qua. E ovviamente io un barattolino, uno, lo lascerò per fare il prossimo yogurt questa sera. Quindi uno me lo tengo da parte. Ed ecco qua che io mi sono messa delle fragole e una banana piccola. Eccola. E ora faccio lo spuntino. Ho preso lo yogurt dal frigorifero. E adesso vi faccio vedere com'è venuto. Vedete? Eccolo qua. E me lo vado a mettere sopra la frutta. Ancora non è che si è raffreddato bene perché è passata soltanto un'oretta, però per fare lo spuntino ora ho perso tutto perché ma poi mi fa troppo tardi. Eccolo qua. Ancora non erano proprio freddi, eh? Eccolo qui. Comunque, si deve raffreddare un altro po', però va bene. Bene, buono spuntino per me. Adesso mi mischio tutto, così con lo yogurt. E questo veramente è uno spuntino che fino a ora di pranzo io sto benissimo. Eccolo qua. Buono spuntino per me. Ciao a tutti.